Ciao a tutti, nonostante la calura oggi ho deciso di fare un video riguardo i miei desideri librari, quindi di quei libri che vorrei comprare tratti da Il Libraio, prendendo ispirazione da un video che ho visto del Mister Tellino. E che cosa dire? Vabbè, innanzitutto ho fatto già degli articoli simili sul mio blog Libri della Fantasia, ma erano libri generici, invece adesso ho deciso di farlo su riguardo ai libri che ho visto qua. Questo è un video desiderio, in quanto non posso permettermi di comprare nessun libro, in quanto aderito al progetto Project 10 Books, che prevede che io non compri nessun libro fino a che non ho finito i 10 libri che ho presentato in un video precedente. Già ne ho finito due comunque sia. Che cosa dire? Ho preso questo libro, questa rivista ovviamente in libreria, e ci ho trovato delle cose interessanti tra le proposte. Certo, le proposte sono tantissime, però non tutte mi interessano, anzi, saranno un quarto. Allora, il primo libro che mi interesserebbe prendere è La donna dei fiori di carta di Donato Carrisi, che c'è scritto: il capofila del thriller contemporaneo riporta alla luce una storia nascosta negli abissi. Il nuovo romanzo è in autore da 350.000 copie vendute. Questo qua, diciamo, è una storia che parte dal un thriller che parte dal medioevo. Così è un thriller che parte da thriller storico, diciamo, una storia ambientata nel passato e poi si dipana nel corso del tempo. Mi sembra sinceramente molto interessante. Poi io amo molti romanzi storici ed è per questo che mi interesserebbe prendere La lettrice di tarocchi di Jean Calogridis, alchimista e guerriera, indovina e cacciatrice, madre amorevole e condottiera indomita, il romanzo di Caterina Sforza, da una grande narratrice del Rinascimento italiano, una strepitosa ricostruzione storica. Beh, innanzitutto possiamo dire che è ambientata una storia molto bella, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, il Rinascimento. Caterina Sforza è un personaggio molto interessante e poi diciamo che io sono proprio un'appassionata, a parte dei romanzi storici in generale, ma ambientata in questo periodo, anche se il mio preferito è il periodo medievale. È proprio per una passione personale. Questo libro invece in verità è Meglio mentire di Kerstin Gier, penso si dica così, deve essere molto carino, anche se non lo comprerei mai in edizione rigida. Vabbè che io sono rari i libri che comprerei in edizione rigida, come ad esempio quelli della Gabaldon, proprio rari, perché secondo me è assurdo pagare un libro 20 euro, 18 euro, cioè sono 40.000 lire nelle vecchie lire, anche se ora non possiamo più, per carità, reazionarci, perché diciamo il cambio valore si andrà un po' a farsi fottere, però comunque se no, cioè, non posso spendere tutti questi soldi per un libro. Così, come ho già detto in un altro video, preferisco mantenermi sulle edizioni economiche, in brossure, eccetera, libri usati, eccetera eccetera. Però deve essere carino. È scritto: una donna troppo intelligente per l'amore. Comunque c'è già questo stereotipo che o sei scema e ti fai male, oppure sei intelligente e nessuno ti si fila, cioè non mi piace. Però ho letto già le prime recensioni su internet e dicono che sia simpatico. Simpatica, interessante, intelligente, troppo intelligente. Riuscirà a trovare l'uomo che la perdonerà per questo? Per carità, che secondo me è vero che gli uomini, alcuni uomini si sentono minacciati da una donna intelligente con le palle, però cioè, secondo me piano piano quelle cose stanno cambiando. Poi un altro romanzo che mi interessa tra le tante proposte, tra cui anche vampiri, che direi basta con questi vampiri, è Mi hai cambiato la vita, Quasi amici per sempre, che praticamente è la versione del badante del romanzo Il diavolo custode. E quindi, infatti, ha scritto proprio da Abdel Selou, non so se dica così. E diciamo che questi romanzi mi piacerebbe leggere anche la versione fatta dal riccone tetraplegico. Scusate, non voglio essere offensiva, però non mi ricordo il nome del personaggio. Perché mi è piaciuto tantissimo il film, mi sono scompisciata dalle risate tutto il tempo e credo che valga la pena comunque sia leggere il libro. Poi che è una storia vera, ancora più bello, nel senso che ha un bel senso
questo film. Poi, mi piacerebbe leggere Le parole lontane del fuoco di Tiffany Baker. Il Washington Post dice: è nata una stella, si chiama Tiffany Baker. Ma non lo so, mi ispira. Anche la copertina è bella. Cioè, non è che compro i libri soltanto dalla copertina, però anche quella aiuta, nel senso, quando la trovi proprio acchiappante, in più la storia di intriga. Questo qua invece anche deve essere molto carino, si chiama Un soffio di vaniglia tra le dita, di Meg Donohue, non so se si dica così. Non c'è niente di meglio che un soffio di vaniglia per cambiare la vita. Una storia romantica, avvincente, che profuma di dolce. Diciamo che segue la scia di tutti questi romanzi che vengono pubblicati e che mischiano, diciamo, storia di vita vera, la vita con il cibo, diciamo così. Cioè, non è un libro di ricette culinarie, però è, non so, del cibo. Parlano di cibo, tutto questo cibo protagonista. Però deve essere carino. Poi soltanto la copertina che mi acchiappa. Ma vabbè, anche la trama sembra carina. Poi cominciamo ad arrivare agli ultimi titoli del romanzo. Del romanzo, della rivista. Mi interessano, tra cui l'autobiografia di una leggenda del rugby italiano, si chiama Una meta dopo l'altra, della vita e del rugby, che è praticamente la biografia di Marco Bolesan. Sì, nato nel 41, eccetera, eccetera, e che è stato ha ottenuto il numero di presenze maggiori nella nazionale italiana di rugby. E che del rugby è fatto anche uno stile di vita, e infatti a me il rugby piace molto, molto più del calcio. Seguo anche le Sei Nazioni, per carità, non è che sono una tecnica, eccetera, eccetera, però del rugby mi piace lo spirito, che secondo me è molto meno marcio, cioè non è marcio come quello del calcio. E poi è anche per questo spirito che secondo me il calcio ormai è diventato inguardabile. E quindi, cioè, secondo me è una vita molto interessante da quale leggere, vale la pena. Anche se non ho mai letto nessuna biografia calcistica, diciamo così. Altro libro, diciamo, è quello che più vorrei, e vi ammetto che comprerei anche questo qua, un libro in versione cartonata, che implica quanto sono matta, è Il boss delle torte, storie e ricette della mia famiglia. Perché mi piace molto Buddy Valastro, seguo sia Il boss delle torte che Il boss delle torte è la sfida, che Cucino con Buddy su Real Time. Che dire, qua vengono mischiate, oltre qualche ricetta di Buddy, anche notizie sulla sua vita, quindi diciamo una piccola biografia. E secondo me sarebbe molto interessante leggere questa biografia, soltanto, anche soltanto per quanto riguarda conoscere il rapporto che lui aveva con il padre. Lui era molto legato con il padre è morto quando lui era molto giovane, 17 anni circa, e gli aveva promesso, lui, mentre il padre stava morendo, e aveva promesso che il loro nome sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo. E così poi è stato. È quello molto, anche molto orgoglioso, infatti, delle sue origini, eccetera, eccetera. Secondo me è una storia che vale la pena. Poi magari sono soltanto di una fissata. Ultimo libro è Le parole del nostro destino, di Beatrice Williams, che il Publisher Weekly definisce indimenticabile. Un incontro voluto dal destino, una misteriosa lettera spedita moltissimi anni fa. Due epoche lontane eppure così vicine. La storia di un amore più forte del tempo. Un romanzo straordinario che si è aggiudicato ben due Romance Writers Award ancora prima della pubblicazione. Beh, che dire, questo qua sono i miei libri desiderio. 9 minuti per dire i libri che vorrei leggere. Va bene, spero che sia stato un video piacevole, altrimenti mi spiace. Speriamo che vi piaccia di più. Ciao!